Rieccoci tornati a vostra grandissima richiesta e a mia grandissima sorpresa su un altro episodio di Easter Egg inerenti al cartone animato Lo straordinario mondo di Gumball. Bene, innanzitutto vi chiedo scusa per il periodo di inattività di una settimana, ma mi sono dovuto prendere una settimana di riposo e anche per cercare altri Easter Egg. Quindi, senza oltre indugi, direi di iniziare subito il video. In prima posizione troviamo un riferimento alla meme della faccia dello Yara Naika, si dovrebbe pronunciare, nell'episodio Il Santo, dove Gumball e Darwin bruciano per sbaglio un PC e Alan il palloncino si sacrifica per loro, prendendo lui la colpa e quindi facendo quella faccia. In seconda posizione troviamo il riferimento alla meme di Donald Duck, che è una specie di meme creata da un disegnatore appunto su strisce di fumetti, dove sono, rispetto al cartone originale di Paperino, molto più violente e volgari. E in questo episodio troviamo appunto Gumball che, per infiltrarsi nel campo della banda, ruba il costume da mascotte a un papero, e appunto in questa differenza potete vedere come si assomigliano il costume da papero della mascotte della banda e appunto Donald Duck. In terza posizione troviamo un riferimento a un'altra meme, quindi sono già tre di fila, riguardante Pepe the Frog, ossia quella specie di rana che è sempre triste ed è stata presa dagli americani appunto come meme. E questa rana è il professore di matematica o di scienze, adesso non mi ricordo, di Claire, ossia nell'episodio degli altri viene appunto rappresentata la storia di questa qua che si chiama Claire e lui è il suo professore di matematica. In quarta posizione non troviamo un solo riferimento, ma ne troviamo ben 6. Nell'episodio La Società, Gumball sta facendo un'audizione per essere arruolato come attore e rispetto agli altri decide di fare un po' l'alternativo e vediamo dei riferimenti a 6 personaggi, che sono in ordine Robin Hood, Indiana Jones, Hulk, Ryu di Street Fighter, Harry Potter e la Fatality di Mortal Kombat, quindi direi che si sono impegnati per fare tutti questi 6 riferimenti in una sola scena. E in quinta posizione troviamo un riferimento a un anime chiamato Kill la Kill nell'episodio La Furia, dove Nicole e la madre di Nuvola si picchiano in un tema molto anime e appunto deriva da questo cartone animato giapponese dove ci sono delle ragazze che se la danno di santa ragione, o almeno credo perché non l'ho mai visto come cartone. Bene, l'episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto, in caso fatemelo sapere in un commento, vi ricordo di iscrivervi per essere aggiornati sui video futuri e di condividere il video se vi è piaciuto. Noi ci rivediamo al prossimo video, alla prossima!